Salve a tutti, siamo qui con una nuova missione di Battlefield 4 e nell'ultima missione abbiamo sgomberato abbiamo ripulito tutta, abbiamo distrutto la diga e così facendo abbiamo indebolito i russi e lo spazio aereo è diventato nostro, cioè degli americani. Bene, con questo adesso, boh, siamo volati, non so, con dei palloni aerostatici su per il cielo e adesso ci ritroviamo con questa schermata di una nave, probabilmente distrutta, perché ci sono scintille ovunque. E vabbè, comunque dovrebbe essere un casino questa missione perché a giudicare dal Peggiore posto. peggiori di tutta la mia vita. Non era in questo modo che speravo di tornare a casa. Ecco la Valkyrie. Già, sta Ah, finendo ok, sono a peggio di una bordo di un trappola. elicottero. Agganciare! Agganciare! Va tutto Cavolo, si bene? devono buttare sulla Valkyrie? Bravo, Lo stomaco sotto sopra, ma ce la posso fare. Irish. Fai vedere che sei un uomo. Puttana! Controllo dei cavi statici! Se devi vomitare, C'è. mira i nemici a terra. Controllo l'attrezzatura! Umorismo cinese. Allora, controllo attrezzatura del compagno, ci Forza, scendiamo sono. a Il terra, problema, Rex! Le l'unico gambette grande si problema è che allungano! se siamo in quattro, chi è che controlla il mio? Non lo so. Comunque, siamo pronti a... Che cavolo è che è volato? Pronti! Vai, vai, buttati! Ah, cavolo, sono io che devo correre. Odio questo Oddio, schifo! che figata! Woohoo! Ok, siamo paracadutisti. Si vince o si muore. Beh, io spero che qui io vinca perché... Cosa? Oh mio Dio! Cosa devo sparare? Libera la USS Valkyrie. Cioè, Irish è sopra di me? Era sotto di me? Come ha fatto a finirci sopra? Ok, dovrei liberare la... Cavolo, la centro? Oddio, sì! Mi sa che era un po' scriptata come cosa, ma comunque... Perché uno è finito dall'altra parte della nave, ma poi sono comparsi tutti qui. Allora, perfetto, gadget 1, io direi che un... No, Airbus non mi piace. Quello C4 è un po' inutile. Bah, gadget 1, questo qui, perfetto. Tutto, metti, tutto, metti. Ok, arma 1 scaracca, arma 2... SV-98. Capite bene che tipo di persona sono. Allora, iniziamo a fare un po' di danni con... No, forse loro stanno facendo... Cavolo! No, Luke, non l'ho fatto apposta, ho sparato per sbaglio. Volevo sparare con quello e invece ho ucciso un tipo. Comunque, io mi chiedo come cavolo facciano a stare a vivere su questi detriti umani che sono... Anzi, detriti di aerei che è ormai la Valkyrie. Che ho bisogno di copertura. E che copertura? What the hell, man? Ok. Uffa, dov'è il cecchino? Eccolo qui, il cecchino. Là c'è un tipo, ma vedo l'impossibilità di colpirlo. Poi che altro abbiamo? Andiamo un po' di... È difficile con tutto questo fuoco riconoscere il calore umano. Ok, uccisi entrambi. Anzi, tutti e tre. Cecchino sulla torre. Che handicappato. Oh, allora, Pum! Pum! Oddio! Bug assurdo! Mi è esploso l'elicottero sopra! E continua a esplodermi sopra. Uno non so come, ma è ancora vivo. Poi abbiamo un signor lanciacosi dal cielo. Bene, a parte questo e quell'infinità di nemici che ci aspettavano qua sopra, il resto va tutto bene. Cioè, gli aerei sono accatastati, ma quando la
portaerei non era così distrutta. Non c'erano tutti questi aerei. Come possono starci tutti questi aerei su una cavolo di imbarcazione? Dai, dai, alzati, dai. Dai, alzati. Un po' di più, per favore, che non riesco a mirarti. No, no, le armi mi sembrano piuttosto giuste, giuste. Ottimo, questo gioco rispetta gli spazi. No, no così, no! Ecco, cavolo, che... perché c'era era dietro di me? Perché? E dai! Fammi ripartire da... No, da lì... Dove cavolo sono? Ah, ok, da qua sì, da... Oh mio Dio! Questo prima non l'avevo notato, eh? No. Ok, i nemici ancora non mi hanno visto? Strano. Strano, strano. Pam! Adesso sì. Dai, caschetto! Dai, caschetto! Alzati! Da cavolo che mira. Ok, ok, perfetto. Allora, qui adesso sto attento. Mi preparo con lo scaracca perché... Eccoli qui, quei maledettissimi figli. I figli di papà. Ah, è più vicino. Dai, spara che adesso ci sono due nemici vicini. Dai, tutto che devo ricaricare. Qui cos'è? Quello lì poi è invincibile. Guardate, gli ho sparato, l'ho colpito 3 volte. Ma non muore mai. Quello lì si è rispawnato lì, non muore. Oh, ma lo scaracca non va niente o cosa? Non va più nulla. Tutto che deve ricaricare. Oh, alleluia. Mi sento come quei giorni in cui ho il controller della Play 3, il controller della Play 4, il telefonino, il computer, tutto da ricaricare. Bene. Tu morirai bene un giorno, vero? Tu non mi sparerai, no? Col bazooka, spero. Ho fatto anche la rima, potrei fare un po' di freestyle oggi. Bene. Cavolo, cavolo. Qual è il migliore? Credo che questo sia meglio. Questo è quello con cui abbatto gli elicotteri, quindi. Infatti. Perché è un bel mirino. Ottimo, uccisioni multiple. Suez Argento. Quindi questo è il canale di Suez. Suez. Ace. Ho sbloccato un'arma che si chiama Ace. Che io da piccolo pensavo fosse... carote, arancia, carote e che non sapevo cos'era. Poi invece ho scoperto che ACE significa vitamina A, vitamina C e vitamina E. Comunque sia, tornando nel topic, tornando al discorso. Ok, adesso ho capito che strada fare. Bene, senza morire come nella missione precedente. Ok, dai. Esplode tutto. Vediamo. Allora, ricarica un secondo le mie granate. Perfetto. 12 e 11 ce ne sono. Mamma mia, se ce ne sono. Ok, si stanno scaldando, eh. Cavolo. Che cavolo, stai un po' fermo, scusa, eh. Scusa se te lo dico, ma ti fermi un secondo. Io non sono stato ad uccidere il pilota. Ah, ho sbloccato la PDVR. Non lo vedevo neanche il nemico. Infatti mi sa che dovrò segnalarli un po'. Lì, lì, è lì.
Do anche ai miei compagni così. Dai, sparate, fate qualcosa. Io intanto troverò un'altra strada. Una strada alternativa. Oh. Oh. Ok, ucciso. Ottimo. Ottimo lavoro, Wrecker. Grazie. Trova il capitano Garrison. Non credo che il capitano Garrison io lo trovi nel culo della barca. Qua sotto, vediamo. Garrison si sarà nascosto, immagino, perché è questo da aprire, no? O no? Sì. No, me lo apre Irish. Gentile. Wow. Devo dire che è un casino. Ah, questa era la sala congressi in cui ero entrato l'altra volta. Giusto, giusto, è la Valkyrie, solo che è leggermente distrutta. È la stessa. Che figata, è la stessa. È dalla stessa parte in cui sono venuto in quella missione precedente. Pak! Sì, c'è Pak! Siete tornati! Thompson ancora in vita! Figlio di puttana, ti davamo per morto, bello! Non è morto allora! Dopo che ve ne siete andati, siamo. Dov'è Gingy? Sta bene? È ancora qui. Bene. Sì, Gingy è al sicuro. Ti porto da lui. Sergente, Oh contatto con i cavolo. rifugiati. Marine, voi resterete con loro. Porto Thompson in infermeria. Ti seguiamo, sergente. Oddio, che desolazione quella porta. C'è Ehi, padre, che è acqua successo a ovunque. Singapore? Come te la sei cavata? L'avevano messo in culo e mi sono svincolato. Mi chiedo come tu sia diventato tanto volgare. Striscia per centinaia di metri in una fogna con un buco nella pancia e lo capirai. Non si può andare più vicini di così all'inferno. Stai con me? Attacco sincronizzato. Apriamo la porta. Scusate, ma non ho ben capito quale sia. Ah, eccola. La porta. Questa è la cucina più che l'inferno. Come la mettiamo qui con la flashbang, amici? Oh cavolo, ma perché mi hanno messo in questa situazione? Devo ricaricare. Ok, il guardiano della flotta ha guadagnato un trofeo. Un trofeo argento anche. Sulla PlayStation 3, l'unica cosa che cercavo di fare a volte con i giochi, oltre alla storia, era guadagnare i trofei. Mi sembra una cavolata, però a me pareva divertente. Più che divertente, ti dava soddisfazione poi guadagnare il trofeo, il rispettivo trofeo. Invece sulla PlayStation 4 ho smesso di farlo perché Signora, arriviamo. boh. Thompson è qui. Bene, fate presto. Parte che ci sono solo due giochi, se ci sarà un altro gioco free roaming che quindi è più adatto allo sblocco dei trofei. Meglio tardi che mai, squadro. Dobbiamo portarlo fuori. È rimasto incosciente per giorni. Non dovrebbe parlare. Eccolo! Vogliamo usare la Jinje! mia arma. Silenzio, sono. Run, Suwama. Dove Sono gli Ehi, signorina! uomini. Tieni. Dobbiamo portarti Io ho via. deposto le armi, capitano. I miei fratelli non mi uccideranno. Forse non mi sono spiegato. I tuoi fratelli ormai ti credono morto. Sei un bersaglio come noi, un incarico, ricerca e distruzione. Allora devono vedermi, sapere che vivo. Rinunceranno e deporranno le loro armi. Quindi li lasciamo entrare. Sì, stai scherzando. Irish, Wrecker, alla porta. Sono serio, se combattiamo. Ah, questa porta, cavolo, mi avrebbero fregato. Aprirò io la Non porta. posso lasciartelo fare. Adesso ascoltami. Appena entrati ti uccideranno. Quella porta è l'unica cosa che ti tiene in vita. Quella ferita non dovrebbe neanche muoversi. Parla così per via dello shock. In questa stanza sono invisibile. Come fossi già morto. Lo siamo tutti. Ma dai, ma stai Posso zitto. mostrarmi se non posso parlare.
Il tuo cervello, quello, si vede che è vuoto. Allora ho perso. Devono sapere che sono qui. Dai! Senti, fai quel cazzo che vuoi, vai, apri la porta, muori e non ce ne frega niente, va bene? Basta che non moriamo noi. Ecco, maledetto. Dai, parlate in cinese. Eccolo, Xinjie. Cioè, praticamente gli americani stavano aiutando i cinesi mentre si facevano la guerra, perché hanno salvato Jinje dalla morte certa e loro neanche lo sapevano. Ha una nave da guerra, no? Figlio di puttana, seppellirà la verità insieme a tutti quanti. Possiamo colpirla? Non ci è rimasto più nulla. Neanche il C4. Il C4. Come fai ad annientare una nave con un C4? Dovresti metterlo sotto lo scafo. C4 che ci è rimasto. Forse. State dicendo sul serio? O sulla sala, nella sala Assolutamente. motori. O chissà dove. Ok, Pak, guidali tu. Breaker, Dai, Pak, Pak, che vedi torniamo in dov'è? squadra. Sicura, Anna? Vai, vai, siamo Benissimo. tutti con te, Pak. Mi senti, Giancarlo? Ehi, Buona Pak. fortuna. Qui prima c'erano 300 cinesi, dove in cavolo siano finiti non lo Allora, so. voglio una rib carica di C4, collegata e pronta all'uso. Ora, niente scuse, siamo in movimento. È stato incredibile. Ma è sempre così. Quando è di buon umore. Sicura di non essere sposata con lui? Ah. Sono sposata con quello che rappresenta. Barca, questa è la nostra barca. Andiamo. Jekyll. Anna, vorresti mai che le cose andassero diversamente? Certo. Guido, io spero, Fino a quando giusto? non lo saranno, continuerò a Sì. combattere. Hai ragione. Per te, sergente. Pronto, dai! Pat, tu non vieni. Non dovete morire. È un ordine. Ce No, l'avevamo. Pak, Finché ti accada volevo in qualcosa, squadra! ci torniamo. Urrà. Urrà. Vabbè. Oh, cavolo! Porca troia! Muovi questa merda, È un suicidio, ragazzi! Affonda la nave di Chang. È un suicidio anche quello. Oh, dobbiamo avere una fortuna per non essere colpiti da quelle cose. Bene, l'ultimo desiderio è affondare la nave di Chang. Ma se proprio non ci riesco, almeno ho visto quel bel ponte prima di morire. Cavolo, come che figata i jet che passano sotto il ponte. Beh, insomma, Irish ce la farà con una mitraglietta montata su una barchetta, su un gommone a distruggere la nave di Chang. Avanti, Tombstone, ci siamo. Questo è il nostro momento. Ora o mai Dai, più. Adesso Tombstone! Ora o mai più! Ci stiamo avvicinando alla nave. Non so, sì, la nave riesce a passare sotto. Sì. Oh mio Dio, esplosione! Mi sa che si sono bucate. Mi sa che si è bucata la gomma, eh. Ok, questa è la nave di Chang. Nave da. Ci sarà 5 milioni di dollari. Guardate che nave. Siamo nel loro punto cieco. State pronti. Sì, ma come si fa a salire per di qua? Hai per caso un rampino? Ah, che furbo il nostro amico. Altro che rampino. Ne abbiamo tre.
Sta tranquillo. Sono affidabili. Sì, certo. Li fanno in Svezia. Vabbè, allora. L'ironia di Irish. Via! Anche se dubito che si colleghino così, ma vabbè. Ah, abbiamo preso proprio il ponte. Ok, adesso. Fortress, qui parla Tom 3. Siamo in posizione e pronti ad agire. Qual è la vostra condizione? Ci stanno massacrando, cazzo! Tombstone, fate qualcosa in fretta! Anna, premi il pulsante. Arriviamo! Rossa! Qualcosa non va! Non c'è connessione! Wrecker! Cazzo, dai qui! Forza. Cosa? Non va la bomba! Okay. Solo uno di noi deve andare. Wrecker, hai un'altra di quelle cariche di C4? Sì, manda me, no? Beh, bastarda. Non rischierai la tua vita, Anna. Ah, ecco, Irish, ok. Quello fortunato. No, Irish, tu non vai. No, 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 Irish. È lei, lo deve fare lei e il suo paese. Tu, Irish, non c'entri niente. Oddio, sceglio uno o l'altro, paura! Ma io scelgo Anna! Quando il detonatore diventa verde, premi il pulsante. Certo, non me ne frega niente di te, quindi vai. Woohoo, muori! Irish, che cosa fai? Premi il pulsante, Wrecker! Se lo fai, lei morirà! Maledizione, Tombstone! Fate saltare quella nave! Ora! Ora! Wow! Madonna! Bellissimo, bellissimo! Pacificatore oro, anche se ho distrutto una nave, perché abbia sbloccato pacificatore, non lo so. Avrò ucciso 50 miliardi di persone. Ok, piastrine Anna. Ho sbloccato anche i trofei. Dobbiamo ripiegare subito. Ricevuto. Riportate a casa. Un altro trofeo, lupo. Un altro trofeo! Quanti trofei sblocco? Un altro trofeo! Assurdo! Bene, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Questa era l'ultima missione di Battlefield 4. Non so adesso, scrivetemi nei commenti cosa sarebbe successo se io avessi lasciato andare Irish. Comunque sia, sono contento che sia finita così, che non sia morto Irish perché ho scelto quell'altra. Comunque, le missioni sono finite, spero che la campagna vi sia piaciuta. Se vedete questo video, guardatevi anche quelli precedenti e mettete mi piace, naturalmente, ma lo sapete già. Quindi, niente, ci vediamo tutti con un prossimo video. Scrivetemi, ripeto, nei commenti cosa sarebbe successo. Arrivederci e con un nuovo video. Non è più tra noi. Mi dispiace.